Sono passati ormai oltre 5 anni dall'approvazione della Convenzione di Istanbul e credo che dobbiamo porci una domanda, cioè come mai non tutti gli Stati dell'UE l'hanno ancora ratificata e altri nemmeno firmata? Gli Stati che non l'hanno ratificata non l'hanno fatto di certo perché non sono contro la violenza sulle donne, quindi soffermiamoci a capire le reali motivazioni di queste mancate ratifiche. Il motivo per cui alcuni Stati si oppongono alla ratifica è da ricercare in alcuni contenuti della Convenzione stessa, che esulano dall'argomento proprio della lotta alla violenza di genere, come ad esempio l'introduzione per la prima volta in un trattato internazionale della definizione sociale di gender, che diviene vincolante per gli Stati che ratificano la Convenzione. Ed è perciò comprensibile che gli Stati in cui il dibattito sul gender è più complicato siano restii a tale ratifica. Se all'epoca non si fosse fatta questa forzatura, che nulla a che vedere con l'urgenza del tema della violenza contro le donne, oggi probabilmente non ci troveremmo ad affrontare una situazione così paradossale. Chiediamoci piuttosto se negli Stati in cui è stata ratificata e per cui si è legiferato in materia ci sono stati dei netti risultati statistici positivi in termini di diminuzione della violenza di genere. Non è forse il caso di focalizzare l'attenzione sul fatto che gli Stati membri legiferino e adottino effettivamente misure volte a prevenire e combattere il fenomeno della violenza contro le donne? Molti Stati, infatti, si sono concentrati sulle misure di repressione e ancora troppo poco su quelle di prevenzione. Dalle esperienze che abbiamo toccato con mano in giro per l'Europa, purtroppo il concetto di prevenzione è ancora focalizzato sul rinchiudere la potenziale vittima in una struttura protetta, limitandone così la libertà e gli spostamenti e lasciando il soggetto pericoloso in libertà di movimento. Ecco, mi pare assurdo che uno strumento come la Convenzione, che dovrebbe unirci in questa battaglia, finisca per dividerci e a distanza di 5 anni non siamo ancora arrivati a un risultato, una soluzione. Insomma, superiamo queste questioni formalistiche e concentriamoci maggiormente su monitorare quanto sta realmente accadendo nei singoli Stati. Grazie.